Ha recepito le indicazioni giunte dai comuni interessati l'adozione del documento di pianificazione strategica di sistema, lo strumento fondamentale per la definizione e l'indirizzo delle strategie dei porti di Napoli, Salerno e Castellammare e di tutta la logistica campana. Con l'adozione, come ha spiegato in un'intervista il presidente dell'autorità di sistema del Mar Tirreno Centrale, Andrea Annunziata, per il porto di Salerno sono rientrate sollecitate dal comune una serie di modifiche che vanno nella direzione di favorire la piccola nautica da diporto, ma fondamentale anche il raddoppio della stazione marittima di Salerno che, con il dragaggio dei fondali, potrà accogliere navi più grandi. Presidente Annunziata, che cosa significa il passo approvato ieri? Ma è un momento importantissimo per la Campania, per Salerno, Napoli, Castellammare e direi tutta la portualità, anche quella che non interessa direttamente a noi, perché i benefici di una strategia economica per l'immediato futuro investe tutta la portualità campana e direi anche oltre. Il documento di pianificazione strategica viene adottato, è stato adottato dal comitato di gestione con leggerissime modifiche suggerite dai comuni. Per esempio Salerno abbiamo dato ancora più spazio alla nautica da diporto, quindi al turismo, specialmente quello, come dire, non dei grandi ricchi, ecco perché la nautica importantissima sta nelle marine anche private, e poi potenziando e aggiustando tanti altri momenti, compreso confermando il raddoppio della stazione marittima. Praticamente con i nuovi fondali avremo la possibilità in pochi anni di arrivare a 500-600 mila passeggeri solo per il croceristico. La parte commerciale container è sempre più razionalizzata, questo sempre grazie a tutti quanti quelli che lavorano nel porto, dall'operaio agli imprenditori, ai terminalisti. Quindi questo piano mette insieme tutta la portualità campana. Adesso passiamo, anche per uno sviluppo più armonico, adesso passiamo all'approvazione che sarà quello della Regione e del Governo. Contiamo entro fine anno di arrivare a questa definitiva approvazione. Questo poi è uno dei primi pochi casi di semplificazione amministrativa, che significa una sola cosa, i termini. Tutte le istituzioni hanno i 60 giorni di tempo, così come li hanno avuti i comuni, i 45 giorni per darci i pareri. Quindi per fine anno approviamo, poi passiamo ai piani regolatori, sui quali già lavoriamo in queste settimane, e ci confronteremo ancora di più con tutti gli operatori portuali, con la città, con le associazioni, e speriamo che per la primavera prossima siamo pronti anche con i piani regolatori. Intanto vanno avanti gli investimenti, quelli dei soldi ancora non spesi e quelli del famoso PNRR, che sono circa 400 milioni per tutta la tre i porti della Campania. Io credo, se ce la mettiamo tutti, comune, autorità, associazioni, tutti quanti, se comprendiamo che il momento per davvero è importante e sarà l'unica opportunità che abbiamo, allora il futuro importante, economicamente parlando, di occupazione e di una vita, come dire, migliore, è a portata di mano. Presidente, so che è una domanda praticamente quasi fissa. Porta Ovest, a che punto siamo? Si è sbloccato finalmente? Si è ripreso a lavorare? Sì, si è ripreso a lavorare, aspettiamo che si definisca la convenzione con Autostrade Meridionali. Ci sono altri 200 metri sui 5 chilometri complessivi che c'erano da scavare. Siamo a 200 metri, per cui siamo pronti a vedere la luce dall'altra parte. Si stanno chiarendo tanti aspetti che in questi anni avevano bloccato un po' tutto, un'impresa fallita, per cui non è stato facile. Contiamo di fare presto con il lavoro di tutti e con la comprensione di quanti devono lavorarci in questa opera che è strategica per davvero per Salerno e per il Sud.